Non siamo ancora a livelli pre-pandemia e pesano le incognite legate a sanzioni e scenari internazionali. In compenso le imprese pugliesi sono in fase di assestamento. Emerge dal saldo tra le aziende nate e quelle chiuse nei primi tre mesi dell'anno in corso, dal registro delle Camere di Commercio, 6.520 iscrizioni e 6.184 cessazioni. Il saldo dunque è positivo, 336 unità e segno più davanti per lo 0,09% che fa della regione, quella che insieme allo 0,25 del Lazio e allo 0,13 della Lombardia ottiene i risultati migliori, pur contenuti. Il quadro resta lo stesso del primo trimestre dello scorso anno, con un tasso di crescita che per la prima volta è in ripresa verso valori più normali dopo la forte contrazione legata all'attesa dei ristori del governo per le restrizioni subite. Lo stock pugliese a fine marzo 2021 era di 386.801 imprese, nello stesso periodo dell'anno in corso è di 385.603. Il tasso di crescita passa dallo 0,28 del 2021 allo 0,09 del 2022. In cima alla lista dei settori c'è l'edilizia, ancora sotto l'effetto di incentivi e bonus, mentre soffrono commercio, agricoltura e turismo. A dare un'occhiata ai singoli territori, Lecce, Bari e Brindisi segnalano le performance migliori, mentre Foggia e Taranto flettono, pur lievemente. Crescono le società di capitale in tutte le province, diminuiscono le ditte individuali, per patire meno il peso della tassazione, il gravare delle responsabilità.